l'unica donna premiata nella sesta edizione del premio Medicina Italia nella sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara, la professoressa Lucia Torracca della cardiochirurgia dell'Humanitas di Milano. Intanto un piacere averla qui in Abruzzo. Ecco, cosa conosceva e cosa conosce di questa regione? Ma conosco tante cose dal punto di vista della ricchezza paesaggistica, è una regione molto bella, conosco tante persone con cui ho ottimi rapporti, colleghi ma anche amici, è una regione nella quale sono venuta spesso, per tanto tempo ho vissuto qui vicino, quindi è stato anche più facile, ma è sempre un piacere tornare. Una donna in sala operatoria con particolari mansioni, che cosa le hanno detto, ma soprattutto quali sono state le difficoltà che ha dovuto incontrare? Devo dire che sono state inferiori a quello che pensavo nel rapporto sia con i colleghi che con i pazienti. Uno dei dubbi che mi sono posta all'inizio quando ho cominciato a fare questo lavoro, se i pazienti si sarebbero realmente fidati, devo dire che forse mi è capitato una volta soltanto che un paziente in tanti anni di lavoro avesse delle perplessità sul fatto che fosse una donna ad operarlo. Con i colleghi non ho avuto grosse difficoltà. Credo che le difficoltà dipendano molto da come ci si pone. Non è facile per una donna, ma nella vita quotidiana i colleghi hanno sempre collaborato e il fatto comunque di lavorare tanto, di essere disponibili, mi ha probabilmente aiutato. Quando si parla di cardiochirurgia va subito il pensiero al trapianto di cuore. Voi naturalmente non fate solo questo. No, tra l'altro noi in particolare, lavorando io in una struttura privata, non facciamo trapianti. La chirurgia del trapianto è una chirurgia molto interessante, molto complessa, soprattutto è l'organizzazione della trapiantologia che è complessa più che non la chirurgia del trapianto, cioè il gesto chirurgico. È comunque sempre un intervento che porta con sé una certa emozione perché ha un prima, un dopo, è una vita che se ne va, una che ricomincia, quindi ci sono tanti fatti emotivi legati al trapianto. Oggi tra l'altro questi pazienti, questa classe di pazienti qualche volta accedono invece a trattamenti che facciamo anche noi che sono quelli dell'impianto di cuori artificiali, è una branca che sta crescendo e che è destinata a crescere sempre di più.